Per tornare alla cosa da cui sei partito, quindi questa amnesia collettiva che sembra investire il Veneto, nel tuo libro scrivi anche che diciamo, dimenticare tutto questo scandalo, coprirlo e passare ad altro, è spuntata una nuova opera che è quella di Acque, legata ad Expo, quindi diciamo il baluardo di Expo in Veneto. E qui arriviamo all'altro libro, Corruzione a norma di legge, dove la prospettiva si allarga anche a un sistema più ampio che va oltre il Veneto, ovviamente. E in questo il tema Expo mi sembra tra i più significativi, anche perché basta pensare che la Mantovani è stata la ditta vincitrice della costruzione della piattaforma sulla quale doveva sorgere tutta la costruzione di Expo 2015 a Milano, e l'ha fatto con un ribasso del 40% sulla base d'asta, quindi anche con un modo che ha subito insospettito, insomma. E tra l'altro, se vogliamo dirlo, a proposito di nutrire il pianeta, quella colata di cemento ha coperto 100 ettari di terreno agricolo che poteva essere coltivato, e solo i primi dei 1600 che sono stati cementificati con tutto il sistema Expo a Milano. E scrivete di questo e anche però ad esempio di un altro tema che oggi investe anche, diciamo, è sicuramente di attualità anche in Veneto e in Trentino, che è quello del TAV. E con anche qui un confronto con quello che è un sistema ancora più ampio che quello europeo, perché basta pensare che in Italia il costo medio al chilometro, per un chilometro di TAV costa 32 milioni al chilometro, e in Europa questo costo è di circa 10 milioni al chilometro. E anche in tema di consegne, di ritardi e di opere che non si concludono, l'Italia riscontra un 88% di casi in cui c'è un ritardo nella consegna delle opere, mentre l'Europa è sul 26%. Questi dati vengono dal vostro libro, quindi voi parlate di due tipi di corruzione a questo livello sistemico, per infrazione delle regole, quindi delle leggi, e invece la corruzione delle leggi. Se ci vuoi spiegare meglio di cosa parlate. Grazie, buonasera. Sì, noi distinguiamo tra i due tipi di corruzione: quella per violazione delle leggi, che è la corruzione, diciamo, classica, che le tangenti, le mazzette, durante Tangentopoli si usava portarle dentro scatole di cioccolatini, e negli ultimi anni si sono trovati invece sistemi più sofisticati, come quelli che vengono contestati a Giancarlo Galan, partecipazioni in quote societarie e vicende di questo genere. Esiste poi un altro tipo di corruzione, che è quello per corruzione a norma di legge, ossia la legge viene scritta e creata appositamente per favorire il fenomeno corruttivo. Perché il MOSE è una storia interessante, ne abbiamo parlato, diciamo, più delle altre due, di Expo e di TAV. Perché il MOSE è prima di tutto una vicenda che si articola lungo 30 anni di storia italiana. E in secondo luogo ha una dimensione finanziaria che difficilmente si riscontra. Perché dico che la legge che è stata fatta nel 1984 è stata fatta apposta per favorire il fenomeno corruttivo? Perché in modo assolutamente legale ha permesso al Consorzio Venezia Nuova, e quindi alle aziende che sono all'interno consorziate, di estrarre una rendita che noi abbiamo calcolato in una cifra vicina ai 2,2 miliardi di euro. Perché dico in modo perfettamente legale? Perché la legge del 1984 concedeva al consorzio un famoso aggio del 12%, ossia su ogni singolo finanziamento il consorzio se ne teneva il 12% per coordinamento dei lavori, chiamiamolo così, per fluidificare e poi
Poi lui lo usava per fluidificare, però ne aveva diritto e quindi gli rimanevano in cassa questo 12%, che magari negli anni 80 e primi anni 90 poteva avere un senso quando si trattava di studi e progettazioni che avevano finanziamenti più bassi. Quando poi, dopo che Berlusconi ha varato la legge obiettivo, i finanziamenti sono schizzati a 200, 300, 400 milioni di euro a botta, questo 12% era una cifra assolutamente fuori dall'immaginazione. E sui 6 miliardi più o meno di costo finale varrà 700 milioni di euro. Poi cosa c'è? Visto che la legge dava appunto il monopolio dei lavori al consorzio, il consorzio non aveva bisogno di fare gare d'appalto. Quindi qualsiasi prezzo andava bene e non venivano applicati, diciamo, i ribassi classici che ci sono nelle gare d'appalto, che noi abbiamo calcolato in modo abbastanza largo, intorno al 30%. Sommando i mancati ribassi all'aggio del 12%, c'è una rendita perfettamente legale di oltre 2 miliardi di euro, che è una cifra macroeconomica. In Grecia credo farebbero molto comodo 2 miliardi di euro così. E questi 2 miliardi di euro però sono spariti, non se ne parla più, nel senso l'inchiesta della Procura di Venezia contesta tangenti, mi pare, sull'ordine dei 20-25 milioni di euro agli indagati, anche meno forse, che è una miseria rispetto appunto a questo accaparramento di risorse pubbliche legalizzato di 2 miliardi di euro. Perché dico che poi il MOSE è una vicenda interessante? Perché sul MOSE e sul sistema Consorzio Venezia Nuova, diciamo, è stato il modello su cui poi si è sviluppata successivamente la legge obiettivo di Berlusconi. Diciamo, si istituiva un general contractor, gli si affidava la grande opera, gli si chiedeva un progetto di massima così da poter avviare i lavori e poi si vedeva come andava a finire, se c'era bisogno di più soldi si davano più soldi, se i soldi non bastavano più l'opera si lasciava là che tanto non serviva a nessuno. E quindi in buona sostanza il Moses è stato un modello. E questa rendita appunto enorme che ha avuto il consorzio però necessitava di una regola e di una suddivisione della rendita, ossia in Veneto finivano i soldi alle aziende che si dovevano gestire, diciamo, il consenso locale, una parte di questi soldi però dovevano tornare a Roma ai funzionari ministeriali che dovevano effettuare sotto forma di collaudi, sotto forma di parcelle legali diciamo i vari ricorsi che venivano presentati nel corso degli anni. E infatti nelle inchieste vengono sfiorati altissimi dirigenti, non politici, dirigenti del Ministero delle Infrastrutture, del Ministero dell'Economia e collaboratori del Ministro Tremonti che adesso è processo. Quindi è sbagliato pensare che il MOSE sia un problema al Veneto. Il MOSE è stata una struttura creata apposta per estrarre un'enorme rendita da spartirsi a Roma all'interno dei ministeri tra gli altissimi funzionari e dirigenti ministeriali e in regione per gestire il consenso sul territorio e contrastare i comitati che si opponevano all'opera. Poi però la ragnatela si è allargata, nel senso che la Mantovani ha potuto partecipare alla gara per la piastra dell'Expo facendo un ribasso assolutamente fuori da ogni logica, tanto che perfino il governatore Formigoni si era allarmato, forse perché la gara era stata sottratta in pregilo con cui Formigoni aveva già l'accordo. Però il fatto che anche Formigoni il giorno dopo avesse fatto un comunicato stampa dicendo che il ribasso applicato dalla Mantovani era fuori da ogni logica, aveva fatto suonare un campanello d'allarme. Quando è scoppiata l'inchiesta a Venezia, ovviamente a Milano sono stati tutti in fibrillazione, perché che il presidente della società che ha la responsabilità di creare l'appalto fondamentale per Expo fosse in galera per evasione fiscale creava dei problemi in ordine ai certificati antimafia, ai certificati di legalità che nella realizzazione di Expo all'inizio venivano richiesti alle aziende. Poi, visto che le cose ritardavano, l'Expo l'Italia ha saputo che lo doveva organizzare nel 2008, i lavori sono partiti nel 2012, si era in ritardo, quindi si è deciso di allentare i controlli antimafia, si è deciso di andare veloce e
Carmine Damiano, l'uomo che aveva sostituito Baita alla guida della Mantovani, in modo intelligente, aveva subito detto: senza la Mantovani l'Expo non si fa, la figuraccia la facciamo noi, ma la fa tutta l'Italia. E a quel punto anche a Milano i lavori sono partiti e sono andati. Per tornare alla TAV, anche lì, se vogliamo, il sistema MOSE ha permesso, è stato, diciamo, da modello per l'avvio dei lavori, perché nel 92, anzi il 1 gennaio del 93, sarebbero entrate in vigore le normative europee che obbligavano a mettere a gara le linee dell'alta velocità. A quel punto il governo spiazzato, che aveva già dato un troncone all'IRI, un troncone all'ENI mi pare e un troncone alla Fiat, è dovuto correre ai ripari, e 2 giorni prima, quindi il 29 dicembre del 92, si ritrovarono al Ministero dell'Economia i ministri competenti e decisero di forzare la normativa e di prolungare le concessioni anche nonostante le normative europee che sarebbero entrate in vigore. Una cosa che fa sorridere sia per la TAV che per il MOSE. Per il MOSE nel 1984 Gianni De Michelis disse: mi prendo la responsabilità della creazione del consorzio Venezia Nuova, perché Venezia è in pericolo, l'emergenza è assoluta, bisogna fare in fretta e i lavori devono essere coordinati, l'unico ente che lo può coordinare è un concessionario unico. Se il pubblico non è in grado di gestire queste vicende, è giusto che venga travolto. La storia poi ha dimostrato che Gianni De Michelis è stato travolto e che il consorzio Venezia Nuova invece è proseguito per altri 30 anni.